cos'è la destra, cos'è la sinistra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra, destra sinistra, destra sinistra, destra sinistra, destra sinistra, destra sinistra, basta. Buonasera e benvenuti a Destra per Sinistra. Ospite in studio Antonella Mandarino. Buonasera. Buonasera, buonasera Maria Caterina. L'abbiamo conosciuta sotto tante vesti. Adesso partiamo dalla scrittrice Antonella Mandarino, dal tuo piccolo racconto, un piccolo romanzo, dal titolo Quel bisestile. La prima domanda che mi viene da farle è: perché quel bisestile? Allora, il titolo innanzitutto prende, diciamo, spunto da quello che è stato un periodo abbastanza tragico per tutti, e in particolare forse anche per quel vissuto di Serena, che è la protagonista di questo racconto. Quindi quel bisestile perché il 2020 è stato appunto un anno bisestile, che lascia particolarmente delle impronte nella vita di Serena, che era stata già, diciamo, segnata dal dolore nell'adolescenza, nell'infanzia, e che poi in realtà capisce proprio nel 2020, in quest'anno bisestile, che in realtà era forse troppo poco quello che aveva vissuto all'epoca. E quel bisestile prende il titolo appunto rendendo quasi omaggio, passami il termine, a quello che è stato appunto questo periodo tragico della pandemia. Serena è una ragazza di 23 anni che è appassionata delle scienze umanistiche, un po' come lei. Tratta nel libro argomenti molto difficili, però ha scelto come nome della protagonista Serena. Perché? Serena è un nome antifrastico, si dice in termini tecnici, proprio perché è stato voluto, nel senso che di Serena in quel momento particolare della sua vita non c'era quasi nulla. Quindi anche gli amici, sentirsi nominare con questo nome era quasi un oltraggio alla sua persona, per così dire, ed è proprio appunto un nome antifrastico. Serena non è Serena, però attraverso diciamo, queste esperienze negative forse alla fine riesce a riconoscersi in un nome che in realtà non sente suo. A parte la passione per le materie umanistiche, quanto c'è di lei nel romanzo? Sicuramente c'è una buona parte di me, in alcuni momenti non è Serena ma è Antonella. E lo dico abbastanza tranquillamente perché è come Serena vive quei momenti in cui riesce a crescere e a tirare fuori il meglio di sé. Al contempo, quando io ho vissuto alcuni momenti che riguardano anche Serena, mi sono serviti per tirare tutto quello che avevo dentro e diventare poi col tempo la persona di oggi. In particolare c'è l'amore per il pianoforte, quindi per la musica, c'è l'amore per le discipline umanistiche, come hai già ricordato tu. Quindi sostanzialmente questi, il fatto anche di essere empatica, testarda, determinata, sono anche tratti autobiografici, nel senso che Serena è una persona che sente tutto. C'è un particolare passo nel libro in cui si parla di Serena in relazione ad una conoscenza con un ragazzino, che è Diego. E lì Serena percepisce, osservando alla fine un piccolo bambino, prima, mentre sta andando a lavoro, prima dell'ingresso a scuola, e capisce che qualcosa in quel bambino non va, e lo riesce a capire solo grazie a quello spirito empatico che ha e questa forte connessione che sente tra sé e l'altro, quindi tra sé e il mondo, e riesce ad esplicitare appunto tutto questo, diciamo, calderone di emozioni solo nella scrittura, riesce ad ordinarle proprio lì. Che cos'è che le ha fatto decidere di scrivere un racconto? Innanzitutto è stato appunto il periodo che abbiamo vissuto di forte, diciamo, restrizione, quindi una sorta di clausura forzata per tutti noi. In quei momenti lì, per, diciamo, cercare di sopravvivere senza farsi sopraffare dal dolore, dalla sofferenza, comunque dall'inquietudine di quei giorni, ciascuno di noi penso che si è inventato qualcosa per andare avanti, per comunque far finta che quello che ci stava accadendo in realtà non era vero. E talvolta è così che funziona, ci si inventa dell'altro per far sì che qualcosa non,
Forse non sia accaduto per davvero, comunque per poterci sorvolare. Per me è stata la scrittura. Dare voce a questa storia è stata una sorta di purificazione innanzitutto mia. E poi ho pensato in questo libro, ho pensato ad una storia che penso possa rispecchiare la situazione, la vicenda che magari tante donne hanno vissuto in pandemia, e mi riallaccio ad uno dei temi forse cardini del libro, che è la violenza domestica. E penso che le vittime di violenza in un periodo simile non sono state poche, e i bollettini che poi anche a fine della pandemia ci sono stati mostrati hanno messo in evidenza proprio questa cosa. Quindi un modo per rendere giustizia, per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema che comunque merita. E non è mero femminismo o stare dalla parte delle donne perché si è donna. E questo ci tengo sempre a puntualizzarlo, perché penso che la donna e l'uomo sono delle creature con gli stessi diritti naturali. Non parlo della parità di genere in quanto diritti dal punto di vista legale, che per carità è assoluto, che bisogna un attimo soffermarsi anche su questo, però diritti in quanto uomo, sia donna in quanto essere umano, come genere, ecco quello. Ora l'abbiamo conosciuta come scrittrice, in precedenza l'avevamo conosciuta perché candidata come consigliere alle ultime elezioni con il gruppo Chi C'è. Che esperienza è stata? Beh, è stata un'esperienza incredibile e diciamo inaspettata anche, perché quando ho deciso di intraprendere questa strada, forse qualche anno fa non ci avrei mai pensato, ma quando ho deciso di far parte del gruppo Chi C'è, è stata una scelta che è stata sentita perché avevo voglia di fare qualcosa, ho voglia di fare qualcosa per il mio paese, in realtà per sensibilizzare anche il paese stesso su tanti temi che magari tante volte non vengono trattati o vengono presi in maniera superficiale, quindi c'era la voglia di combattere per cercare di raggiungere alcuni risultati, alcuni obiettivi, e questa voglia e questa volontà anche di mettersi in gioco, ho capito che non la potevo fare da sola, e quando mi è arrivata la proposta del capogruppo della lista Chi C'è, Giuseppe Rauti, ho sentito che in quel momento probabilmente avrei realizzato quelle che sono le mie idee, ed erano già le mie idee di questa, diciamo, fa parte del mio carattere mettermi in gioco sempre in nuove avventure e cercare di imparare da ogni avventura qualcosa. E sicuramente l'avventura, quel qualcosa di speciale, che poi è speciale, che mi ha lasciato Chi C'è e che vabbè, tuttora viviamo perché siamo ad oggi un bel gruppo, e soprattutto la volontà di fare squadra, la volontà di gruppo, che penso che sia l'elemento vincente di ogni squadra vincente, per contro, quindi mi scuso per l'allitterazione, però tanto è. In Chi C'è c'è un elemento particolare, che è un qualcosa che si può sentire facendone parte. Ci si tira a vicenda per dare il meglio. Penso che la professionalità e la bravura di ciascuno, non lo dico perché sono di parte, si sia già vista al pubblico, anche se magari poi non è stata apprezzata fino in fondo. Comunque si può sempre lavorare per dare il meglio, non ci si dà mai per vinti, c'è sempre un processo di autoanalisi costante su ciascuno di noi. Però penso che l'elemento vincente sia questo, il fare squadra e il voler cambiare le cose, impegnarsi anche nel volerle cambiare. Lei diceva che si è messa in gioco, e infatti si è messa in gioco sotto tanti punti di vista, e in particolare nel quiz show L'Eredità qualche sera fa. Che esperienza è stata? Come l'ha vissuta? È stata un'esperienza, anche questa, molto formativa, e che mi ha tolto per un attimo dalla realtà quotidiana, sia chiaravallese che universitaria, perché alla fine sono una studentessa, quindi ho ancora tante cose da imparare, tante esperienze da fare, però sicuramente mi ha per un attimo trasportato in un altro mondo, che è appunto quello dell'eredità, e lì ho avuto l'opportunità di conoscere un'altra realtà, una realtà televisiva, ma che è professionale, che è super organizzata, che insomma è una macchina, è un sistema operativo, un buon sistema operativo come nei computer, che fa funzionare tutto. E l'eredità mi ha lasciato l'insegnamento più grande, che è quello di doversi innanzitutto mettere sempre in gioco, comunque vada,
perché da ogni esperienza appunto si acquisiscono nuove competenze e quindi si ha modo di crescere in questa maniera. E poi mi sono divertita, diciamolo, mi sono divertita, nel senso che è sempre bello poter conoscere altre persone e quindi mettersi alla prova con i quiz di cultura generale. Una ragazza come lei di 23 anni, 22. 22. Sì, 23 era Serena, sì. Del racconto. come vive Chiaravalle? Che aspettative ha? Allora, un ragazzo di 22 anni ha delle aspettative alte, inutile dire il contrario, perché se si parla di globalizzazione, se si parla comunque di a livello nazionale, è evidente che ci sono delle differenze abissali tra un piccolo paesino, città meglio, perché Chiaravalle è città, e naturalmente una grande metropoli. Quelle differenze abissali, sia per forza di cose che anche poi nei dettagli più piccoli, è naturale che non potrebbe mai essere colmata, perché per tanti, appunto, per diversi motivi. Però quello che posso dire è che io a 22 anni mi aspetterei tanto dal mio paese, mi aspetterei che ci fossero spazi veramente dedicati ai giovani, ma anche all'interno dei quali i giovani possono mettersi in gioco, nel senso non creare qualcosa da su, dagli organi superiori, ma qualcosa che possono creare i giovani stessi, avendo naturalmente gli strumenti a disposizione che dovrebbero fornire quelli che stanno su, cioè gli organi superiori. Quindi questo sostanzialmente. Io dico spesso che a Chiaravalle noto che c'è grande disgregazione sociale. Si parla tanto ora della pace, e poi in realtà penso che di base manchino le fondamenta anche in un piccolo paese come il nostro. Da giovane, cioè, come vedi queste cose? Nel senso, tra i suoi coetanei vede rivalità, invidia o invece voglia di fare squadra? Allora, è inevitabile dire che penso che in tutte le fasce d'età ci sono gruppi di persone che hanno voglia di fare squadra seriamente per raggiungere un obiettivo comune, ma è anche vero che sempre per tutte le fasce d'età ci sono quelle persone che naturalmente provano invidia, hanno dei sentimenti contrastanti, ambigui anche nei confronti dell'altro. Ultimamente c'è una volontà, soprattutto da parte dei giovani, di fare qualcosa di concreto, e l'abbiamo visto in diverse occasioni, non solo per questo tema delicato della pace a fronte appunto di questa guerra che si sta svolgendo tristemente in questi giorni, in questo ultimo mese, e, come ad esempio il cambiamento climatico. Ci sono tanti giovani che si sono battuti, e cioè è una cosa che è stata una volontà di sensibilizzazione che è partita proprio da una giovane, in particolare la conosciamo tutti, però quando si è trattato di scendere in piazza anche su altri temi più importanti come la parità di genere, ancora una volta, come tanti cambiamenti anche nel modo di vestire all'interno delle scuole, sono stati i giovani a scendere in piazza e sono loro a dare quell'impulso e quella spinta che forse serve agli adulti di oggi, che sono sempre un po' restii a fare questo tipo di azioni e soprattutto a scendere in piazza. Quindi forse ci sono le idee ma manca l'azione, e l'azione talvolta la danno proprio i giovani. Quindi penso che sì, oggi c'è la volontà dei giovani di far squadra e di far fronte comune di fronte a delle esigenze, ma questo purtroppo riguarda forse un'esigua parte di quello che magari potrebbero essere questi gruppi, o potrebbe essere in generale la società. Ecco. Sì, a livello nazionale, anche internazionale si avverte, però a livello locale non avverto questa... Esatto, io purtroppo o per fortuna vivo marginalmente, diciamo, la realtà chiaravallese, nel senso che trascorro parte dei miei giorni in università, e la realtà universitaria però grazie alle associazioni che sono nate col tempo mi ha fatto capire una cosa importante, che manca qui perché siamo noi che vogliamo che manchi, perché non c'è quella volontà combattiva come magari vedo nelle associazioni studentesche, lo sottolineo, associazioni studentesche che si battono, che fanno manifestazioni, che fanno scioperi, che si impegnano realmente per i diritti non solo degli studenti, ma in generale per i giovani.
Quindi si potrebbero creare queste associazioni anche qui. E forse quello che manca è la volontà, non lo so. Quindi un cambiamento culturale. Sì, che deve essere un cambiamento che parte alla base sicuramente si deve avere una voglia di conoscere e di scoprire, quindi alla base la curiositas, sempre la curiosità, quindi solo attraverso quella io sono curioso, ad esempio, di capire come posso fare meglio su una cosa. Se io sono curioso su quella cosa avrò e utilizzerò tutte le mie energie per raggiungerla, però se a me manca la curiosità, al contempo la mancanza mi spinge alla passività, quindi all'inerzia. E naturalmente per questo magari c'è questa mancanza. Ora non voglio dire che a Chiaravalle non abbiamo giovani creativi o curiosi, assolutamente, perché non si fa mai di tutta l'erba un fascio, però è anche vero che bisognerebbe impegnarsi di più, affinché possano vedere tutti questa cosa che manca e che poi finalmente nasce. Qual è il suo prossimo obiettivo? In che cosa si metterà in gioco la prossima volta? In realtà vivo, è un momento in cui per la prima volta riesco a non vedere a lungo termine, nel senso che preferisco godermi ogni giorno cercando di scoprire il bello che c'è in ogni giorno e ogni giorno fare meglio. Nel senso non aspettare fra un mese, fra 2 anni per realizzare o pensare ad un obiettivo. Ogni giorno è un obiettivo diverso, ogni giorno si raggiunge una competenza in più. Io sono una persona che fa molto autocritica, cioè sono molto critica con me stessa e questa cosa a volte mi pesa perché si giunge ad essere i peggiori giudici di se stessi, però è un processo anche che serve per maturare, perché non mi do mai per vinta. Quindi ad oggi potrei dirti sì, magari voglio continuare a scrivere, quello è sicuro nei miei progetti, però anche studiare. Per ora penso che mi dedicherò allo studio perché ho ancora tanto da imparare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta.